Gionborno, ragazzi, Gionborno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi c'è veramente tanta carne al fuoco, c'è veramente tanto di cui parlare. E quindi farò una sorta di rumba, una sorta di zona caffè nel quale andremo a racchiudere tutte le notizie belle, brutte, divertenti, accattivanti di quello che è successo nelle ultime 24 ore. Però, se ogni giorno alle ore 14 in punto volete questo video, quindi volete un video nel quale vado a fare questo recapone gigantesco, lo Zona Caffè, ogni giorno alle ore 14, mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace qui sotto, voglio vedere proprio un bump, almeno 3000 mi piace, e iscrivetevi anche al canale. Detto questo, partiamo dalla notizia del giorno, ovvero quella di Colantuono. Colantuono non è più ufficialmente l'allenatore della Salernitana. Se ne era parlato già ampiamente, alla fine si è deciso per questo. La Salernitana comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il signor Stefano Colantuono, unitamente all'allenatore di seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa, la società augura loro le migliori fortune professionali. Se io posso essere sincero, è una mossa che non comprendo completamente, perché credo ad ogni modo che si potesse fare assolutamente in modo migliore, anche perché per quanto mi riguarda Colantuono era una scelta sbagliata dall'inizio. Però tu potevi e dovevi saperlo inizialmente che la scelta non era tra le migliori. Inoltre, lasciatemi anche sottolineare come Colantuono venisse da due pareggi di fila, quindi tanta roba per la Salernitana, quindi lo esoneri anche probabilmente nel miglior momento possibile della Salernitana. Al suo posto arriverà Nicola. Ecco, su Nicola posso permettermi di dirvi che questa è una scelta che invece comprendo, perché credo che Nicola possa essere un signor allenatore, per la Salernitana. È sempre stato un grande allenatore per le squadre che si devono salvare. Ho in mente, ricordo, la salvezza con il Crotone. Io addirittura misi questa salvezza tra le top, o proprio la miglior salvezza in assoluto in generale per quanto riguarda le salvezze clamorose. Ne parlo, faccio queste top anche sul mio secondo canale Simone Sequel, ve lo lascio qui sotto nel primo commento. Se non mi seguite, fatelo perché è figo, secondo me è un canale veramente figo. Fatto sta che credo che Nicola sia la scelta giusta, cioè io non vado a giudicare. Se era parlato anche di Daniele De Rossi, che però non capisco perché lo si continui a mettere al centro di tutto, visto che non ha l'idoneità per allenare. Aveva detto già in precedenza Sabatini, ha detto De Rossi non ha l'idoneità per allenare, io continuo a chiedermelo e loro continuano a buttarlo in mezzo. E poi ovviamente si era parlato di Andrea Pirlo, ma Pirlo secondo me sarebbe stata una scelta abbastanza azzardata che avrebbe distrutto sia la Salernitana che Pirlo. Invece Nicola con questa squadra può fare un miracolo e vediamo se succederà. Un'altra notizia è quella che vede la Serie A come la Premier League. Quante volte sentiamo parlare di una Serie A che vuole affiancarsi alla Premier League, e questo ancora una volta è il caso. La Lega Serie A cerca un nuovo presidente a 2 settimane dalle dimissioni di Paolo Dalpino. Va in scena questa mattina la seconda assemblea elettiva con il nome di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria dal maggio del 2020, indicato come papabile per la presidenza. E vabbè. Detto questo però andiamo al dunque. Bonomi avrebbe già fornito il proprio assenso a ricoprire la carica ad alcuni presidenti, ma nonostante l'autorevolezza della figura, che sarebbe di aiuto per tutti, compresa la FIGC, non è scontata la nomina nella giornata di oggi. Claudio Lotito, che non si rassegna a relazionarsi con un presidente non manovrabile, ha in serbo altre candidature. Si va da Salvo Nastasi, credo si dica così, ex direttore generale del Ministero per i Beni Culturali, a Lorenzo Casini, capo di gabinetto del Ministero della Cultura. Detto questo, si andrà ai voti, tutte le problematiche del caso come sempre, e ad ogni modo si sta pensando a questa possibilità di affiancarsi alla Premier League. Vi ripeto comunque che è una situazione abbastanza paradossale, anche perché noi dalla Premier League prendiamo solamente le soluzioni di merda. Ieri sera c'è stato un match importante, qualche tifoso della Fiorentina mi ha scritto in privato e mi ha detto: "Secca, però sei sempre il solito, gioca la Roma ne parli, gioca la Juve ne parli, gioca l'Inter ne parli, gioca la Fiorentina e ti tappi gli occhi". Allora, uno sì, raga, non è cattiveria, però se io devo scegliere, io ho 3 feed al giorno, su YouTube mi dà la possibilità di mettere 3 feed al giorno, se io devo scegliere se parlare di Milan, Inter, Juve, di Fiorentina, con tutto il rispetto, al momento parlo di Milan, Inter, Juve e anche di Atalanta. Se la Fiorentina dovesse arrivare a lottarsi la Champions, ovviamente parlerò della Fiorentina, ma è normale che io debba fare delle scelte, e quindi scelgo spesso di non parlare della Fiorentina. Seconda cosa, ancora più importante, ieri sera era San Valentino, quindi avevo i miei cazzi e la partita sostanzialmente non l'ho vista. Stamattina però, qui su questo canale, come shorts, non vi è arrivato ovviamente la feed, ma recuperatelo, lo trovate sia nelle schede ma in generale come shorts, ho parlato
rapidamente della Fiorentina nel mio paginone da 0 a 10. Recuperatevelo, mi raccomando, perché ci tengo, e se volete appunto che la serie abbia una continuazione. Fatto sta che però ieri, come è finita la partita, con il solito boom 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 Piontek, in realtà boom 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 Piontek, prima si pappa un calcio di rigore, però poi va a far gol allo Spezia. Partita che resta in equilibrio con appunto lo Spezia che la va a pareggiare, e poi la Fiorentina trova il gol del KO del 2-1 proprio negli ultimi minuti, se non vado errato con la rete di mi pare Amrabat. Fatto sta comunque che l'importante per la Fiorentina era vincere, era vincere. La Fiorentina vince, ma soprattutto si avvicina notevolmente, drasticamente alla zona Europa, nonché anche alla zona Champions, e quindi brava Fiorentina. E sinceramente mi fa un po' paura, se posso essere sincero, un po' paura la Fiorentina in questo momento mi fa, anche in ottica Roma, perché è lì e perché paradossalmente mi starebbe sopra se vincesse la gara che deve recuperare. Poi la gara, come dico sempre, deve essere giocata. Se non giochi la gara non puoi dire che c'ho la gara in meno, lo dici quando la gara l'hai giocata. Però al momento questo è. Si continua a parlare di un'ipotetica clamorosa competizione a ridosso, anzi contemporanea a quello che sarà il mondiale. Io non ne ho parlato mai in un video, ci tenevo a parlarvene, qualcuno me lo ha anche chiesto, eccolo qua. Allora, sostanzialmente che cosa succede? Poi entriamo nel dettaglio. Visto che ci sarà il mondiale, non sappiamo se noi parteciperemo o non parteciperemo, mi sto oggettivamente cagando sotto, però visto che ci sarà il mondiale, in questo momento l'Italia sta varando delle possibilità. Che cosa fanno i giocatori e le squadre nel frattempo, mentre c'è il mondiale? Perché non è che tutti partono per il mondiale. Allora, si è parlato di un torneo giocato nel mentre c'è il mondiale, e questo torneo sarebbe negli Stati Uniti, un torneo in concomitanza con i mondiali. E a trasferirsi negli States sarebbero 20 club del campionato, senza i calciatori convocati nelle nazionali. Quindi ovviamente ci sono club che partiranno con tutta la squadra, perché ci stanno club dove nessuno va a fare i mondiali, e invece ci sono club ovviamente che dovranno portare molti calciatori della primavera. Però sarà una possibilità appunto per mettere in mostra anche quei giocatori lì. Tutto Sport dice che c'è stata una riunione preparatoria e di questa riunione se ne è parlato, e si stanno già cercando sponsor, televisioni, per capire se qualcuno vuole finanziare questa competizione, che vi dico immediatamente si giocherebbe per intero in Florida ad Orlando. E le medio piccole hanno già accettato, sono entusiaste, sono contente, se c'è possibilità di prendere soldi va bene così. Le grandi invece sono un pochino più dubbiose, ed è questo quello che fa venire dei dubbi. Perché è questo? Perché pensateci un attimo, sostanzialmente le grandi dicono: a me già mi partono la maggior parte dei giocatori, in più devo partire, devo fare questo sforzo con la primavera eccetera. In realtà io non comprendo bene questo disagio, perché comunque secondo me tutto sommato potrebbe essere una grandissima occasione di lanciare magari ad esempio Afenaghian per la Roma. Diventerebbe, già è abbastanza titolare, ma diventerebbe un perno della squadra. E dice: proprio da questo punto di riflessione sarebbe nata una nuova idea per le rose ridotte da mettere in pratica per il torneo. La possibilità allo studio è quella di concedere un'integrazione delle rose non solo con i calciatori di primavera, ma anche con alcuni giocatori temporaneamente in prestito dai club che militano nella Major League Soccer, il massimo campionato di club di calcio negli Stati Uniti. Quindi sostanzialmente quello che vogliono fare loro, e io non è che sia molto entusiasta a dirvi la verità di questa cosa, è quella di prendere dei giocatori in prestito dalla MLS. Mi sembra una cagata. Certo che comunque mi incuriosisce, mi piacerebbe vedere il torneo, vi dico la verità, e io lo seguirei anche con curiosità. Ne parleremo qui sul canale. Certo, occuperemo maggiormente il canale per parlare del mondiale, degli appuntamenti del mondiale, però ne parlerei molto volentieri di questo torneo. Certo è che però bisogna chiaramente mettere in palio qualcosa di importante, anche a livello economico. Però ci deve essere, perché se vincere il torneo non vale la pena di giocarlo, allora tanto vale non giocarlo, ve lo dico chiaramente, perché poi comunque le squadre iniziano a fare l'International Champions Cup, e mi sembra una cosa completamente inutile. Detto questo, c'è anche un discorso calciomercato da fare, perché stasera c'è Paris Saint Germain Real Madrid, e al tavolo si siederanno anche per parlare di Mbappé. Infatti ne parla José Félix Díaz, giornalista di Marca, dice che oggi, oltre la partita, si metteranno d'accordo innanzitutto per capire cosa succederà con Mbappé. Se andrà al Real Madrid è comunque un trasferimento importante, quindi è lecito e corretto entrare nel dettaglio. E ovviamente il Paris Saint Germain, che ve lo dico a fare, vuole fare di tutto per tenere Kylian Mbappé, ma sembra praticamente impossibile ormai. Per la serie, per i casi che fino hanno fatto Mauro Zárate, ve lo ricordate Mauro Zárate? Tutti erano fomentati quando Mauro Zárate era in Italia.
adesso ha deciso di rimanere in Brasile, ha scelto di andare a giocare con lo Juventude, quindi lasciando l'America MG, non va a giocare in Argentina, in altre parti del Sud America come si parlava, però invece va a giocare ancora, rimane a giocare in Brasile, va a giocare allo Juventude. Non ve ne frega niente, però ve lo volevo citare. Discorso Scamacca, tutti pazzi per Scamacca, il Sassuolo non ha voluto per nessuna ragione al mondo perdere Scamacca a gennaio. Adesso però si continua a fare un accoppiamento importante, Scamacca-Inter. Scamacca-Inter perché? Perché l'Inter avrebbe già deciso che il centravanti del futuro, e un centravanti del futuro gli serve, perché comunque Dinjaku non è immortale, c'ha una certa età, e quest'anno hanno puntato maggiormente magari su un giocatore più esperto, ma l'anno prossimo torneranno appunto sulla futuribilità. Ecco, ha scelto Scamacca come futuro attaccante. Il problema qual è? Che il calciatore ha tante richieste e che il Sassuolo chiede tanti soldi all'estero, sarebbero pronti a dare tanti soldi a Scamacca, cosa che l'Inter in questo momento difficilmente farebbe, perché conosciamo tutti i problemi economici dell'Inter. Sostanzialmente l'Inter offre un prestito, come sempre in Italia, prestito con obbligo, però di azionato in 14 esercizi in modo che inizi a pagarlo oggi e finisci a pagarlo tipo un mutuo. Sostanzialmente l'Inter vuole fare un mutuo. Il Sassuolo storce il naso perché dice: scusami, se a me l'Arsenal, per dire, faccio un nome a caso che però non è verificato, mi darebbe quei soldi subito, perché io devo prenderli in 20 anni? Li prendo subito. Ed è secondo me un discorso abbastanza lecito e comprensibile. Vediamo un po' quello che succede. Vediamo quello che succede. Un altro nome sulla cresta dell'onda è quello di Acerbi. Vi avevo parlato del fatto che Acerbi aveva rotto con i tifosi, dopo tutte quelle problematiche, ne avevamo parlato in un video, non dico dedicato, probabilmente in uno Zona Caffè, comunque ne avevamo parlato in un video, e adesso Acerbi potrebbe partire a giugno. C'è la possibilità. Starebbe valutando l'addio, ne ha parlato ampiamente con i biancocelesti, e visto che comunque qualche offerta ce l'ha Acerbi, sia in Italia che all'estero, perché comunque è un signor giocatore e non vuole essere fischiato continuamente e periodicamente, starebbe pensando di poter partire. La cosa particolare, ve la dico subito, è che il nome del sostituto la Lazio l'avrebbe già individuato, ovvero Alessio Romagnoli. Romagnoli è in scadenza a giugno. È vero che in questo momento resta comunque un giocatore che fa parte delle rotazioni del Milan, però ragazzi, parliamoci chiaro, il Milan ha Kjær e Tomori, e questi sono i titolari. Poi entrambi hanno avuto dei problemi, soprattutto Kjær, però questi sono i titolari, quindi Romagnoli non è titolare. A giugno dovrebbe andare in scadenza perché il contratto ancora non lo ha rinnovato. La particolarità è che Romagnoli è 100% tifoso della Lazio, nonostante abbia già giocato alla Roma, vi ricorderete, primavera e tutto quanto, lui è tifoso della Lazio, e la Lazio lo prenderebbe molto volentieri a parametro zero. Per me sarebbe un colpaccio pazzesco, e quindi secondo me la Lazio, non dico che ne guadagnerebbe, perché ne guadagnerebbe mettendo Acerbi vicino a Romagnoli, ecco, così avrebbe una difesa fatta bene, considerando che c'è anche il rischio Luis Felipe, di cui parleremo tra un attimo. Però dall'altra parte vi dico anche che se dovesse partire Acerbi, Romagnoli secondo me sarebbe il sostituto adatto. Torniamo a parlare di Caio Jorge. Quest'inverno ho parlato tanto di Caio Jorge, doveva andare ovunque, alla fine è rimasto alla Juventus. C'è stato un altro no da parte della Juventus, stavolta verso il Basilea. Infatti il Basilea lo voleva prendere in prestito, aveva appunto, gli avrebbe dato la possibilità di giocare. Il mercato in Svizzera ancora non è chiuso, non so se lo sapete, chiude oggi ufficialmente, quindi stava pensando di prenderlo come colpo finale, però al Basilea, ho detto allo Young Boys prima, volevo dire al Basilea, spero di aver detto al Basilea, Caio Jorge non ci andrà perché la Juventus ha detto no, lo vuole tenere in prestito, lo vuole tenere in rosa, però deve farlo giocare, solo questo vi dico. Un probabile colpaccio della prossima estate potrebbe essere quello di Aspilicueta, direzione Barcellona. In realtà pare praticamente fatta e secondo me potrebbe essere un colpo interessante. Tra l'altro ne ha parlato lo stesso Aspilicueta, ne ha parlato lo stesso Aspilicueta, se ne è parlato ampiamente, quindi a mio modo di vedere, più che altro, più che Aspilicueta, ne ha parlato Fabregas. Ha detto chiaramente su Twitch che Aspilicueta dovrebbe andare al Barcellona. Ha parlato come quasi fatta. A giugno andrà in scadenza, sarà libero di firmare con chi vuole. Il Barcellona è forte su Aspilicueta. Io capisco benissimo cosa state pensando, lo so, non è inutile che mi guardate con quella faccia. Starete pensando sicuramente: vabbè, ho capito, ma che operazione di merda sarebbe Aspilicueta al Barcellona? Il Barcellona deve migliorare e migliora con Aspilicueta.
A mio modo di vedere sì. So che è strano, però il Barcellona non ha soldi, deve cercare più possibile di comprare giocatori, di prendere calciatori senza spendere troppo, e quindi Aspilicueta è uno di quei nomi là. Quindi per me tutto sommato non sarebbe nemmeno male. Torniamo alla Lazio, vi dicevo. Torniamo alla Lazio per due ragioni, una in entrata e una in uscita. Il colpaccio che potrebbe fare la Lazio nella prossima sessione di mercato è quello relativo a Maxime Lopez. Maxime Lopez sarebbe il perfetto centrocampista della Lazio, soprattutto per Sarri. Se la Lazio tenesse Luis Alberto e Milinkovic-Savic, Maxime Lopez sarebbe perfetto. È vero che sta giocando spesso quest'anno Cataldi, però non fa quello che magari farebbe Lopez, e per me sarebbe un colpo assolutamente valido. Detto questo, però, c'è anche un discorso in uscita, perché Luis Felipe, nonostante ne avevate parlato a me, io vi avevo detto proprio di Luis Felipe, ma Morinova non lo segue il carcio, Morinova non ha ancora rinnovato, sono passati tre mesi, il Siviglia è fortissimo su di lui, ma c'è anche l'Inter. Vediamo, perché l'Inter comunque aveva grosso interesse per Luis Felipe, però se il Siviglia si fa forte, insomma, è difficile poi riuscire a combattere una squadra che gli darebbe la titolarità, a differenza dell'Inter, che comunque c'ha Bastoni, Skriniar e De Vrij, che la titolarità non gliela darebbe. C'è anche un altro discorso da fare dell'Inter, e questo è relativo a Bastoni. So che, insomma, Bastoni è centrale nel progetto dell'Inter, quindi qualcuno subito penserà, ma perché deve andarsene? Non è che deve andarsene, però ci sono delle voci che vorrebbero appunto il Bayern Monaco forte su Bastoni. È vero che l'Inter è l'Inter, è vero che l'Inter è favorita per vincere lo scudetto, però dall'altra parte il Bayern Monaco è il Bayern Monaco, e visto che il Bayern ha già annunciato che perderà Süle, e se non vado errato Süle, stavo leggendo, andrà al Borussia, mi pare, insomma il Bayern Monaco sarebbe cercando il centrale perfetto in questa situazione sarebbe appunto Bastoni. Vedremo quello che succederà. Rimaniamo sul discorso Inter per citarvi anche Mauro Icardi, infatti è un ex, quindi c'entra relativamente poco. Pare appunto che Icardi fosse stato molto vicino quest'estate all'Arsenal. L'Arsenal è rimasto fino alla fine su Vlahovic, per questo ha detto no a Icardi a gennaio, altrimenti l'avrebbe preso. Poi però Vlahovic gli è scappato di mano perché è andato a giocare per la Juventus, e l'Arsenal è rimasto con un pugno di mosche in mano, sostanzialmente. Ecco, questo è quello che è successo. Concludiamo con le ultime notizie di mercato. Ken, discorso Ken. C'è un discorso Ken che va fatto, perché Ken a giugno verrà ceduto, se così si può dire. La Juventus vuole concludere ufficialmente il discorso calciomercato offensivo, quindi non rimarrà Ken, non rimarrà Morata. Ken dovrebbe andare via, è arrivato Vlahovic, e l'obiettivo per sostituire Ken sarebbe quello di Raspadori. Ultimissima notizia di mercato è correlata alla Roma, infatti la Roma starebbe pensando a Oi Bjerg, centrocampista del Tottenham. Da quello che si legge, Mourinho ancora non è completamente contento di come la Roma si sia mossa sul mercato. A centrocampo serve ancora il giocatore, lui vorrebbe ricostruirlo completamente il centrocampo, quindi non più Veretout, non più Cristante, ma Højbjerg e Oliveira, e vedremo quello che succederà. Højbjerg in realtà è un gran giocatore, c'ha 26 anni e lui conosce molto bene Mourinho, anche perché è stato allenato da Mourinho, e Mourinho lo amava, e lui insomma ha trovato tanto spazio quando c'era Mourinho. Inoltre va detto anche che dall'arrivo di Bentancur lui ha faticato a trovare spazio e faticherà sempre di più, e quindi insomma potrebbe anche concretizzarsi la possibilità. Sarebbe l'ideale sostituto dell'idea che Mourinho aveva di Xhaka, che però non si è fatta. Questo, ragazzi, era lo Zona Caffè di oggi, fatemi sapere la vostra. Stasera ci vediamo con il post partita di Champions. Vi ricordo come sempre di lasciare tantissimi mi piace, di iscrivervi se domani volete un altro Zona Caffè, sempre alle ore 14 in punto. Vi ringrazio, tantissimi mi piace, buon Inshallah, l'allene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.